Ciao fragoline, nuovo shopping, questa volta lo shopping con i saldi in Italia, il primo shopping, perché il primo shopping in teoria l'ho fatto in Thailandia, che avete già visto, per cui questo è il primo shopping in Italia con i saldi. E, ho preso, diciamo, tanta roba, specialmente da Primark. E come leggete dal titolo e come vedete dalla foto, il sacco è bello grande, per cui adesso vi faccio vedere cosa ho preso, perché sennò sto video dura l'eternità. Fatemi sapere se vi piacciono questi video shopping dove io vi mostro quello che compro, perché credo che nel 2020 farò forse un bel po' di cose, cioè comprerò un bel po' di cose. Per cui sono andata ad Arese, non ho fatto il vlog perché ne state vedendo anche fin troppo di vlog, e per cui ho deciso di non vloggare ma di farvi vedere quello che ho comprato, che facciamo prima. Sono andata da Primark, ovviamente perché non deve mancare. Primo acquisto da Victoria's Secret, per cui è la prima volta che acquisto da questo negozio che si chiama Victoria's Secret. Da Tiger, perché ovviamente non deve mancare neanche l'acquisto da Tiger, e ovviamente da Sephora, però quello Sephora è online. Siccome mi deve arrivare tramite corriere proprio adesso che io sto registrando, cioè in senso oggi pomeriggio vi farò l'altra clip dove vi mostro quello che ho comprato da Sephora, così le metterò tutti insieme. Iniziamo, perché sennò dura un po' troppo questo video, da Tiger. Ovviamente, da Tiger non ho preso tanto, ho preso poco. Per cui vi faccio vedere cosa. Allora, 11,30 euro. Da Tiger, adesso non so se si vede perché la luce del sole fa cagare, comunque per farvi capire, e io non ho ancora le luci come ce l'hanno le altre, ma per un semplice fatto che, anzi, non posso dirvelo, ve lo dirò quando succede, perché adesso è ancora presto per dirvi perché. Comunque, ho preso questo qua, che è quello che avevo preso l'altra volta, mi si è rotto. Invece questo è più resistente perché è più duro. È praticamente il tagliere, che non mi viene il nome. C'era bianco o questo colore qua. E ho preso questo perché almeno per mia mamma è più comodo, perché così meno taglio le verdure, eccetera. Era molto grande, ho voluto prendere questo. Quello lì mi è costato, adesso vediamo se riesco a capire, dovrebbe essere 2 euro. No, non è vero, 3 euro. Iniziamo bene. 3 euro l'ho pagato. Che bello, iniziamo bene questo video. Poi ho preso lo scotch, quello nastro adesivo praticamente, quello bianco, perché quando faccio i pacchi mi serve lo scotch, o anche i sacchi da le scatole. Comunque ne ho presi due. Questi qua, vediamo se non sbaglio neanche questo. Nastro adesivo 48 metri, 2 euro, 2 l'uno, cioè 4 euro solo per questi due. Poi ho preso le bolle di sapone perché avevo intenzione di fare un video con il mio cane, dove per la prima volta vede queste cose perché lei ancora non le ha viste, e volevo vedere la sua reazione, per cui ho detto: ma sì, chi se ne frega. Queste qua me le ho pagate 1 euro. Per 1 euro ho detto: mi diverto col mio cane, così almeno. Comunque, bolle di sapone normale. Anche se potevo risparmiarmelo, ma chi se ne frega, tanto per 1 euro. Diciamo che non c'era tante cose belle, le solite cose, per cui alla fine
Non è che ho comprato chissà cosa, ma il necessario. Poi ho visto questa cosa qua, che praticamente è un barattolo dove ci puoi mettere di tutto. C'era così o un altro, non lo so. Comunque fatto così, dove io avevo pensato di mettere i trucchi. Siccome ne ho in giro troppi, allora ho voluto prendere questo barattolino, anche carino, fatto così. Adesso credo che lo vedete. Fatto così, che ovviamente l'ho pagato 3 euro. Poi era carino perché era azzurro, così ho detto, ma sì, chi se ne frega. Poi è una cosa utile, ci puoi mettere tutto quello che vuoi dentro. Ok, poi andiamo avanti. In totale 11,30 euro. Poi passiamo dalle cose più piccole perché il sacchetto più grande è per ultimo. Primo acquisto da Victoria's Secret. Io volevo l'altro sacchetto, ma alla fine mi ha dato questo qua che non mi piace e ovviamente lo butterò. Invece l'altro, se mi dava quello lì molto più bello, lo terrò. Volevo tenerlo, ma alla fine mi ha dato questo qua che non mi piace. Comunque, da Victoria's Secret ho speso, che poi quando il mio ragazzo mi fa, che non era con me, era fuori dal negozio, mi fa, ma quanto hai speso? E io gli faccio, ma poco, 82,70 euro. E lui mi fa, ma sei scema? Cioè, sei pazza? E mi fa, ma perché così tanto? Cosa hai comprato? E adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Sì, all'inizio quando ho letto i prezzi erano un po' troppo. Io volevo il profumo, ma tutti i profumi che c'erano lì costavano 70 euro e non erano neanche scontati. C'era qualcosina scontato, cioè quello che ho comprato io era scontato. E allora alla fine sono andata sui prezzi un po' più bassi perché andare a spendere così tanto era un po'. Però vabbè, sempre l'ho speso. Comunque, 82,70 euro. E vi faccio vedere cosa ho preso, che sempre cose utili. Allora, tranne questo, che adesso. Allora, questo qui in teoria ho sbagliato a prenderlo. Mi sono resa conto dopo quando sono arrivata a casa, perché l'ho letto bene. All'inizio, quando leggi scrub, a me la prima cosa che ho pensato è lo scrub per fare la faccia, tipo la maschera, no? La maschera scrub. Ma non avevo letto sotto che c'era scritto body. Il body scrub è praticamente quello che tu ti lavi in doccia, tipo un bagnoschiuma. E allora ho detto, vabbè, e per la faccia lo compro. Però, siccome l'ho letto male, alla fine mi tocco per forza usarlo, perché non è costato neanche poco, 20 euro, cioè 20 euro solo per il Detox Scrub Pink Charcoal, qualcosa del genere. Io non sono brava, diciamo in inglese, comunque questo. E quando l'ho aperto, dall'odore faceva schifo. Infatti, dall'odore non mi piace, però è strano perché è nero. Adesso non so se lo vedete. Comunque è nero. E ha una consistenza strana e dall'odore non mi piace, però vabbè, lo proverò. Se siete interessate, fatemelo sapere sotto nei commenti, che vi farò sapere se è buono e ne vale la pena spendere 20 euro. Anche perché questo è di, se c'è, 283 grammi. Per cui non lo so, vediamo. Dopo, in teoria qua c'è scritto, sempre in inglese, ma ho usato il traduttore, c'è scritto che quando hai fatto la doccia, non devi sciacquarti subito, ma metterlo su, massaggiarlo bene e poi dopo risciacquarlo, in teoria. Comunque, poi non ho capito perché c'è scritto pink se è nero. Vabbè, lasciamo perdere. Io ho le mie domande un po' strane. Comunque, passiamo avanti. Poi ho preso questo. E quello lì non era neanche scontato, 20 euro. Ho preso questi due profumi perché se tu prendevi un profumo piccolino da
credo 12 ml, 7 ml di profumo, ne prendevi uno, avevi un altro acquisto gratis, almeno credo, adesso dico, uno lo pagavi, ah no, non è vero, infatti, no, non è vero, allora, vi dico il prezzo, allora praticamente prendevi uno di questo e te lo scontava il meno 22% se non mi sbaglio. Io ne ho presi due diversi. Io avevo capito l'incontrario. Io non so perché quando vado nei negozi capisco tutt'altro che quello che mi dicono le commesse. Vabbè. Comunque io l'ho provato, cioè l'ho comprato lo stesso. Questi due profumi, uno è fatto così. Questo da 7 ml, 22,90 euro, ma in realtà uno l'ho pagato 11,45 euro. Sì, vabbè, no, promo 3 per... No, mo non ci sto capendo più niente. Comunque, vabbè, uno l'ho pagato 11,45 euro invece di 22,90 euro, che è questo profumo. Adesso lo facevo cadere. Questo profumo qua strano, che adesso lo proviamo. Lo proviamo insieme per vedere com'è. Ed è così. Sì, ma non puoi andare via sole. Cioè, io poi dopo non vedo niente. Cioè, non riesco a far vedere niente. Ah, questo è a rollino. Fatto così. Adesso vediamo com'è. Se fa cagare. Allora, come profumo è un po' forte, però io ne ho pochi di profumi, ne ho due o tre, e allora siccome a me piacciono i profumi l'ho voluto prendere, ma no, forse se aspetti un attimo potrebbe andare bene, però a me piace il profumo dolce, questo non è proprio dolce, si chiama Tease, boh, qualcosa del genere. Se il sole non collabora dovrò accendere la luce. Comunque niente, fatto così, si apre così, si chiude così, eccetera. Questo. Poi l'altro profumo, questo l'ho pagato sempre 22,90 euro, però con lo sconto del 22% l'ho pagato 5,24 euro. Ma adesso non so quale. Uno, qual è l'altro? Chi se ne frega, ma tanto più o meno è uguale. Ed è fatto così, ha una confezione molto bella. Adesso farlo vedere con la luce un po' alla cavolo. Proviamo anche questo perché tanto sono mie. Se va bene, meglio. Se non va bene, amen. In senso, se è buono, mi fa piacere, ma se fa schifo. Comunque, questo è fatto così, che non è male. Proviamo a vedere anche questo di 7 ml. Vediamo com'è. Tanto io poi alla fine questi profumi qua li finisco in 2 secondi perché è talmente poco. Forse, se non sbaglio, sono dei campioncini, però non sono sicura. Ed è carino perché è fatto così. Anche questo si apre forse. Anche questo è come prima. Fatto così. Ne metto sempre 3 kg e poi lo consumo tutto. Comunque questo qua è leggermente, cioè no, questo è migliore secondo me a confronto dell'altro perché non è pesante, è su un sì, questo è leggermente dolce.
Questo qua mi piace molto di più. Sì, mi piace molto di più. Questo qua è buono, non è male. Durerà poco perché è 7 ml, ma secondo me è buono. Poi per 5 euro non è neanche malino. Poi andiamo alle cose più fighe, perché c'era la promozione sull'intimo, che adesso vi dico. Praticamente prendevi le mutande. Allora, se prendevi 3 paia di mutande li pagavi 35 euro. Se no, un paio di mutande costavano 16,90 euro. Per cui ho preso 3 mutande. 3 mutande a 35 euro. E invece una a 16,90 euro. Perché non avevo voglia di spendere 75 euro solo per 6 mutande. Perché c'era questa promozione qua. Comunque, le mutande sono fatte così. Il prezzo ve l'ho detto, per cui sono fatte così. Avevano praticamente questi con la scritta Victoria's Secret. Se no, avevano altre in pizzo, però non aveva la scritta. E a me mi piaceva di più quella scritta che quelle normali. Comunque, una fatta così grigie, col nome, che non so male. Poi uno l'ho preso nero. Così, tanto poi alla fine le indosso io e non si vedono, per cui chi se ne frega. Questo qui che è bellissimo, in pizzo, sempre col nome fatto così, dovrebbe vedersi. Questo qua è in pizzo, infatti se vedete, io e le, ok. Io mostrarvi le cose proprio comunque. Questo che è molto carino. Semmai no, meglio lasciar perdere foto, non foto, video, clip, prima che dopo diventa un casino. Io ho preso una L perché da vedere sembrano larghe e in più dovrebbero andare bene. Comunque questa è una L. Non c'erano i reggiseni perché non li vendono, vendono solo mutande per il momento in quel negozio che era piccolino. E poi l'ultimo, questo qua rosso, sempre col nome, fatto così. Che questo l'ho pagato 16,90 euro separato da quella. Per cui praticamente questo è l'altro acquisto che ho fatto e ho speso 82,70 euro scontati tutti. Adesso stavo vedendo qua. Ah, ma ha fatto lo sconto anche sulle mutande. Invece di pagarlo 16,90 euro, l'ho pagato 5,23 euro. Un paio di mutande, non so perché. Comunque, boh. No. Lasciamo perdere, che è meglio. Poi facciamo così. Poi dopo se no diventa un casino. Invece la borsa grande che non vi tiro su perché è troppo grande, la metto qua. Vi faccio vedere cosa ho acquistato da Primark. Allora, prometto che a me piace quello che vendono e in più anche i prezzi sono ottimi. Però dipende da quello che compri. L'unica cosa che a me mi sta sulle bip, per non dire parolacce, perché io ho in mente solo le parolacce. Comunque, l'unica cosa che a me non piace da Primark è quando devi andare a prendere la tua taglia. Lì le taglie non sono in ordine, che adesso vi faccio vedere, non sono in ordine di colore o anche sull'etichetta. Sopra ce n'è un'altra, cioè sono due taglie diverse e allora tu devi guardare la taglia che c'è scritto proprio nel cartellino, perché alla fine non è quella che c'è scritto su. Per cui adesso se riesco a prendermene uno poi vi faccio capire meglio. Comunque, allora se c'ho voglia ve le faccio vedere indossate, se no ve le faccio vedere così, però accendo la luce perché non si vede. Niente, ho provato a accendere, cioè la luce è accesa, ma credo che si vede malissimo. Comunque, vabbè, andiamo avanti prima che questo video dura troppo.
Allora, ho preso questa maglietta normale a forma di Minnie bianca. Siccome io vado pazza per Topolino, Minnie, Disneyland, eccetera, allora l'ho voluto comprare. Però vi dico che io ho 50.000 magliette solo fatte così, che non so neanche più dove metterle. Cioè, non mi piace prendere tante cose per poi dopo stare lì e far fatica poi a metterle tutte. Io non sono come le altre. Però, vabbè, mi piaceva, ho detto, ma sì, perché le devo lasciare giù? Questa costava 10 euro. Adesso vai a capire se si vede. Comunque, vabbè, 10 euro fatta così. Poi, vado a random perché il mio ragazzo me l'ha buttata giù tutte così a cavolo. Vabbè, comunque, ho preso questi leggings in pelle, come se non ce li ho, però vabbè, li ho voluti provare per vedere se durano oppure no. Sono fatti così in pelle, sono leggings normali, così. Questi qua, 8 euro. 8 euro. Io non ho provato niente di quello che ho comprato, ma credo che dovrebbero andarmi. Poi, mutande. Queste qui le ho pagate 7 euro e sono 3. Queste in teoria le ha scelte il mio ragazzo, fatte così. Tipo culotte. C'è nero, grigio e questo colore. Adesso grazie al sole che prima c'era, adesso non c'è più. Vabbè. Comunque 7 euro questi. Anche l'intimo cioè dovrò testarlo per vedere quanto riuscirà a tenere e far sì che non si rompono. Vedremo. Semmai vi farò sapere per chi è interessato. Poi ho preso questo qua. Questo però l'ho preso per l'estate quando vado a letto. Una vestaglia. Questa l'ho pagata 9 euro. Ho preso una L, ma credo che il sopra non mi andrà perché è un po' piccolo. Io ce l'ho un po' grosse, per cui diciamo che è un po' piccolo il sopra, però chi se ne frega, tanto devo andare a letto, non è che devo andare a fare la sfilata, per cui mi piaceva e è così in pizzo, bello, e ho voluto prenderlo, per cui ho detto perché. Adesso non so se si vede bene, ma è fatto così. Si vede, boh, sembra che è nero, non lo so. Poi, altro intimo, uguali ma cambia il colore, sempre a 7 euro ho preso quello rosso, quello bianco, quello blu. Per un po' con l'intimo sono a posto e dico solo mutande, il reggiseno devo ancora prenderli. Altro intimo a 2 euro, questi che mi piacevano, ho detto, allora in teoria non è il completo di quello lì, però ho detto prendo sopra, prendo sotto. Queste mutande in pizzo, fatte così. Adesso si vede proprio. Eccellente. Vabbè, andiamo più veloce, che è meglio. Poi ho preso 10 milioni di leggings, perché quelli che avevo li ho macchiati tutti, quelli che ho comprato da Primark. Mi sono trovata bene, ma li ho macchiati tutti. E allora ho preso. Allora, siccome costavano 3,50 euro i leggings, se non sbaglio ne ho presi 5. Neri, ovviamente, perché a me piace il nero e non. Comunque sono semplici, non è che ve le devo far vedere meglio. Altra maglietta di Topolino, questa volta nera. Adesso credo che si vede così, fatta così. Questa qua invece 10 euro, anche questa. Ovviamente li devo lavare perché sono tutti sporchi. Poi, questo maglioncino a 7 euro. Facciamo così che si vede meglio. Questo maglioncino semplice a 7 euro. Cambia solo un po' sotto che è un po' largo e basta. Anche morbido. Ah, la particolarità, che scema, questi bottoncini in pratica. Poi, oh mamma, questo che praticamente è il lenzuolo con gli angoli che va sotto. Adesso non so, allora questo l'ho pagato 15 euro, 15 euro. Sperando che va bene come misura, perché c'erano tantissime misure. Poi io non mi ricordo mai la misura del mio letto matrimoniale. Allora, giustamente,
sperando che va bene. Comunque l'ho preso così, normale, con gli angoli grigio. Inutile che ve lo faccio vedere, perché già sto video dura un po' troppo. Poi questo... ho detto cos'è? Questo vestito, sì, in teoria è un vestito, 6 euro. Sempre nero, ovviamente. Comunque è tipo una maglietta lunga, ma io lo userò come vestito, perché se è lungo io preferirei usarlo come vestito che come maglietta. Maglietta semplice, giù, che va fatta così, lunga dietro e corta davanti. Ed è, era molto carina. C'era rosso, grigio e nero, solo che rosso non mi piaceva. Grigio mi piaceva, ma non c'era la mia taglia. E alla fine, comunque, questa è una L. Però. Poi, leggings, come vi ho detto prima. Ne ho presi un bel po'. Un bel po'. Per 3,50 euro, cioè, volete ammettere. Che poi sono ottimi, eh. Non, cioè, se no non li prendevo. Poi, altri leggings. Giustamente, sempre neri. No, ne ho presi anche altri di colore. Adesso vi faccio vedere. Infatti, è praticamente un colore diverso. Comunque, vabbè. Grigio li ho presi. Però questi hanno la vita alta e l'ho pagati 5 euro. Vita alta. Questi hanno un po' la vita alta. Grigi. Così, normale. Ah, adesso arriva fuori il sole. Per finire... cose strane, adesso vi faccio vedere. Allora, lo scontrino, scusate se mi piego, ma adesso. Allora, in teoria, in totale abbiamo speso 187,50 euro. Io quando vado da questo negozio spendo l'ira di Dio tutte le volte, supero sempre i 100. Dipende se trovo qualcosa oppure no. La maggior parte che non avete visto è maglioni. E altre cose che ho comprato il mio ragazzo, solo che non voleva farli vedere, alla fine l'ho messi io. E poi abbiamo comprato il coprimaterasso, che ha sbagliato le misure, però vabbè, ormai l'abbiamo messo su, a 10 euro, che era praticamente quel coso rotondo. Solo che mi ha buttato pure la carta, avevo detto almeno vi faccio vedere la carta, no, mi ha buttato questo. Però vabbè, vi faccio vedere che cosa c'è d'altro. Allora, così facciamo prima. Ho preso questo qua, l'asciugamano per i capelli con il fiocco, che questo qua c'era nero e bianco, l'ho voluto prendere bianco stranamente perché volevo provarlo. Questo costava 3 euro e sembrava molto bello, per cui adesso lo vediamo insieme, se riesco ad aprirlo. Io spacco sempre tutto, vabbè. Comunque, è legato. In teoria sì, ci vuole la forbice, per cui non posso farvelo vedere. Comunque così, è molto carino per i capelli. Poi io mi sono trovata bene con quelli che ho comprato dalla Decathlon, che ne ho presi due, e asciugano i capelli, che è una meraviglia. E allora alla fine ho detto, vabbè, proviamo anche con Primark a vedere se asciuga anche con quelli, così vediamo la differenza. Perché tra 5 euro e 3 euro, vabbè, non c'è tanta differenza, però vediamo se... è comunque la stessa cosa come quelli là. Poi ho preso questo coso a 4 euro, che praticamente è un Buddha, anche se è praticamente vicino. Vabbè, l'ho preso così, mi piaceva, ho detto 4 euro, siccome non l'ho preso in Thailandia perché non si poteva, allora ho detto, ma sì, chi se ne frega, per la sala, quando avrò una mia casa, diciamo, il prima possibile, in quest'anno, lo metterò sul comodino, su da qualche parte. Comunque è carino, 4 euro non è male. Poi ho preso 4 euro questo set dove c'è tutto praticamente. C'è la forbice piccolina, la pinzetta, la lima per le unghie, eccetera, eccetera. Io ho preso questo perché costa 4 euro, poi io, siccome a me piace la forbicina, io ce l'ho sempre in giro, ho detto vabbè, questa volta prendiamo questo set, che non è male a 4 euro. Poi, siccome mi piacevano anche queste a 2,50 euro, le due blender... una fatta così e una così, rosa. Allora volevo... perché quelle che ho in teoria si stanno rompendo. Alla fine l'ho voluto comprare qua, per vedere come mi trovo, se sono buone oppure no. Per finire, le tre candele. Una pink, dura 30 ore. Non l'avevo neanche letto. Questo sa di mela e rosa. Fatta così, a 3 euro.
fatte così, sono molto belle, perché poi secondo me se quando finiscono le candele, cioè là dentro, questa potrei lavarla e tenerla sul comodino, che è molto carina, che è fatta così. Comunque, l'odore è buono, eh? Vi faccio sapere se poi saranno buone. Un'altra uguale identica, questa però la vaniglia e non so cosa, comunque durano 3 ore, sempre 3 euro. Questa l'ho presa così. Poi, per finire, questa enorme, pink, col coperchio di legno, che è molto bello. Sì, il coperchio è fatto così. Anche questa qua non è male. Chissà però quando l'accendo. Questa invece è 6 euro. 6 euro, però credo che durano tanto. Adesso qua non c'è scritto quanto dura, ma secondo me è anche bello quando finisce che li puoi lasciare lì così. Ed è questa qua. E praticamente questi sono stati gli acquisti che ho fatto da Primark. Per cui io avevo detto che questo video dura troppo. Comunque vi faccio vedere anche quando arriva quello della Sephora, di quello che ho preso. Scusate se questo video dura un po' troppo. Comunque, così, quando fai troppi acquisti, o cerchi di dividere il video oppure lo fai intero. Però chi piace questo genere può anche vederlo anche per 40 minuti. Almeno io credo, cioè io faccio così. Quando mi piacciono i video delle altre, io li guardo anche fino a 40, 50 minuti, eccetera. Comunque niente, vi metto la clip dell'acquisto di Sephora adesso a fine video. Io vi saluto così almeno non dobbiamo stare qua, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate voi del... Ah, non vi ho fatto vedere... Vabbè, non ce l'ho perché ha buttato tutto, non ce l'ho. Comunque, quando sarà vi spiegherò bene di stare attenti alle taglie quando andate a comprare da Primark, perché le taglie le dovete vedere con l'etichetta bene, perché la maggior parte sono tutte incasinate. Comunque niente, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete acquistato anche voi da queste cose, da questi negozi. E niente, se volete altro shopping con i saldi, fatemelo sapere sotto in questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Intanto vi lascio la clip della Sephora, che è meglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sephora. Vi faccio vedere cosa ho comprato da Sephora. Questo sarà il pacchetto regalo. Perché questo è un regalo. Questo dovrebbe essere un pacchetto regalo che si apre. Ok, sono riuscita ad aprirlo con una mano. Ecco. Tanto questo video andrà su forse a fine febbraio di sicuro. Vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho preso questo profumo della Tiffany da 30 ml, che è anche molto carino. E praticamente è un regalo che non vi posso dire per chi è, ma di una persona che ovviamente conosco, giustamente, e gli ho preso il profumo della Tiffany. E questo è un regalino. Invece, come campioncini, mi hanno dato questo qua della Paris, Saint Laurent, che non riuscirò a aprirlo con una mano, comunque questo. Uno sconto di 7 euro su Ibiza, ma tanto io non lo userò, ovviamente, per cui mi interessa. Poi, questo campioncino che pensavo di più, sinceramente. È un primer della Benefit. Ho scelto questo perché volevo provarlo, ma non pensavo che era così. Comunque questo. E 15 euro di shopping. Dovrebbe essere per Sephora. Ovviamente ho coperto il codice perché non l'avevo visto che era lì. Comunque questo qua. Questo. E niente, questi qua sono i campioncini che mi hanno, diciamo, dato. E niente, questo è il secondo acquisto della Sephora, che non è neanche male. Ci vediamo al prossimo video.